seconda tappa del Giro della Valle d'Aosta che tutti qui conoscono come Petit Tour, una manifestazione che interessa tantissima gente ma è soprattutto tantissimi atleti e tantissime federazioni. Lo dimostrano i corridori che sono presenti qua sulle strade della Valle d'Aosta per cercare di portare a casa la prestigiosa maglia gialla. Abbiamo detto seconda tappa, partenza da Courmayeur, anzi più esattamente dal piazzale delle nuove funivie, un vero e proprio spettacolo che chi gestisce questa particolare struttura definisce una delle sette meraviglie del mondo e non stentiamo a crederlo. Non a caso questa mattina abbiamo intervistato chi ha il compito di gestire questo imponente impianto. Roberto Francesconi, amministratore delegato della Skiway del Monte Bianco, oggi qua ad ospitare tanti ciclisti provenienti da tutto il mondo. E anche questo un modo, perché no, di fare pubblicità a questo nuovo, bellissimo, fantastico e che altro dire, impianto che permette a tanti turisti di visitare le bellezze del Monte Bianco. Beh, certamente noi siamo felici di ospitare questa manifestazione, siamo anche noi uomini di sport, avere tutta questa gioventù sana che parte dalla nostra funivia secondo me dà una sensazione di ottimismo. Il fatto che siano ragazzi provenienti da tutto il mondo ci fa ancora più felici, perché la nostra clientela arriva da tutto il mondo e quindi non può che essere un connubio perfetto. Una clientela che ha già dimostrato con numeri reali di apprezzare questi sforzi che la Skiway Monte Bianco ha fatto per mettere a disposizione di tutti questo splendido impianto. Senz'altro, abbiamo iniziato a operare il 30 di maggio di quest'anno e in questo primo periodo di esercizio delle funivie ci ha riservato delle soddisfazioni notevoli. Ma Courmayeur ci ha portato, o meglio ha portato a tutti gli sportivi amanti del ciclismo, anche sorprese, potremmo dire eccezionali. E lo ha fatto il presidente Moret con al suo fianco due splendide ragazze valdostane che rappresentano lo sport di questa regione. Presidente, grandi sorprese oggi per il pubblico della seconda tappa del Giro della Valle d'Aosta 2015. Beh, non solo ciclismo, oggi due splendidi fiori di quello che è lo sport, uno degli sport più belli oltre al ciclismo, quello dello sci. Ecco, quest'oggi c'è Federica Brignone e la nostra amica Nicole Gontier che onorano praticamente gli sforzi organizzativi della società ciclistica valdostana con la loro presenza, e non solo, che presenza! Ma veramente le ringraziamo tantissime, due splendide realtà del mondo valdostano nello sport del mondo, una campionessa di sci alpino, l'altra è campionessa di biathlon, quindi meglio di così non potevamo chiedere. Comunque sci alpino sei Federica Brignone, una delle esponenti più positive dello sport azzurro. Oggi però sei qui a vedere uno sport forse che ti è sconosciuto. Sono qua a vedere sportivi, sono qua a vedere uno sport, io sono appassionata di sport, quindi mi piace essere qua, sono onorata di essere qua e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti quelli che corrono. Nicola, dall'alto della tua specialità, biathlon, sci e spari, no? È giusto? Cerca di sparare al corridore che oggi è in testa, che sta uccidendo questo giro. No dai, anzi lo ammiro tantissimo, ci mancherebbe, siamo qua a fare il tifo per loro, è bellissimo essere qua e sono contenta. Ecco, uno sport che ha alcune affinità, o meglio, chi pratica il ciclismo d'inverno pratica volentieri anche lo sci di fondo, quindi ci sono delle affinità, soprattutto una, la fatica. Sì, quella c'è sempre in tutti gli sport, la fatica c'è sempre. Sì, infatti noi facciamo un po' di bicicletta di estate, ma un terzo di quello che fa neanche. Un po' molto meno di loro e già basta. Dobbiamo però fare un salto indietro alla giornata di ieri e per questo abbiamo fermato i nostri microfoni due protagonisti, sicuramente non solo della giornata di ieri, ma anche di tutto il giro della Valle d'Aosta. E parliamo ovviamente di due corridori italiani.
Nicola Bagioli, oggi parti con la maglia di leader del campionato montagna. Facciamo un passo indietro. Ieri una giornata molto molto difficile che però ti ha visto come protagonista. Sì, ieri è stata una giornata molto dura, ho sprecato molte energie. Sono andato subito in fuga io e altri tre. Siamo andati subito d'accordo e ce l'ho fatta a conquistare i primi tre GPM e nell'ultimo sono arrivato primo, riuscendo a giudicarmi la maglia. Sì, però c'è stata quell'ultima salita alla Col della Mazzi che è stato un po' il tuo patibolo. Sì, l'ultima salita ho sofferto davvero tanto, avevo le gambe un po' in croce e ho fatto veramente fatica a scollinare in cima. Poi ieri mi ha raggiunto il mio compagno Salvador, ho cercato di aiutare fino al GPM e poi mi sono sfilato perché ero morto. A parte questo, ieri sera ti sei riposato, oggi sei pronto a dare battaglia, magari con maggiore acculatezza. Sì, oggi proverò a cercare di conquistare ancora qualche GPM per assicurarmi la maglia. Ricordati che l'ultimo è a 10 km dalla conclusione e poi c'è una discesa difficile. Ma vediamo se riusciamo a arrivare fino là e poi in discesa si potrà anche correre qualche rischio se si è davanti. Simone Petilli, ieri tre protagonisti, ancora una volta terzo, quindi vuol dire che ci sei. Ti abbiamo visto negli ultimi chilometri non perdere la ruota, o meglio 30 centimetri ci stavano, ma sei riuscito a stare dietro a quei due australiani scatenati. Quindi vuol dire che oggi, in questo giro della Valle d'Aosta vuoi essere protagonista. Certo, la condizione si è dimostrata ottima e sono riuscito a mantenere il ritmo dei migliori. Ora in classifica mi trovo secondo a 34 secondi da Power. Il giro è ancora lungo e proveremo di recuperarli. E non dobbiamo dimenticare che al tuo esordio in questa corsa, 3 anni fa, hai conquistato la maglia Pura del miglior scalatore. Quindi, insomma, già quel biglietto da visita può bastare per dire di che pasta sei fatto. Vieni da Lecco, ieri c'era qui la mamma, volevi fare un bel regalo. Beh, io penso che tua mamma sia rimasta comunque contenta. Certo, io l'ultima volta che ho partecipato a questa corsa ho portato a casa la maglia Pura. Quest'anno ho delle ambizioni diverse e spero di riuscire a cambiare il colore. Marina Madori, la visita d'obbligo in un certo senso qui al Giro della Val d'Aosta, perché ci sono corridori che tra pochi giorni vestiranno anche la maglia azzurra. Un Giro della Val d'Aosta particolarmente duro che per il momento è dominato da un corridore australiano. Ma ci sono altri corridori che possono togliere la maglia gialla a questo atleta con l'occhio esperto che contraddistingue appunto il commissario tecnico della nostra nazionale? Beh, sicuramente come dici tu, il Val d'Aosta non si poteva mancare, una delle poche corse a tappe che sono rimaste in Italia, è una bellissima gara, un lotto di partenti di prima fascia e di corridori anche italiani interessanti perché sono qua praticamente i migliori scalatori che abbiamo in Italia e sicuramente siamo qua in prospettiva che fra un mese circa abbiamo il Tour de l'Avenir, quindi faremo già una prima rosa di corridori proprio domenica dopo l'ultimo giorno del Val d'Aosta. Come dici tu, sicuramente abbiamo i corridori esteri molto forti, abbiamo questo australiano Power che non lo scopriamo oggi, è un ragazzo che già l'anno scorso al primo anno ha fatto dei numeri eccelsi, che è arrivato vincendo Capodarco, vincendo Poggiana, ha fatto secondo posto al Tour de l'Avenir già l'anno scorso essendo un primo anno, quindi un ragazzo sicuramente uno dei migliori under 23 del mondo, quindi è un bel confronto. Mi auguro che arrivare domenica qualche italiano veramente riesca anche a mettergli la ruota davanti e non, speriamo che anche in classifica non sia così facile anche per Power portare a casa questo 52esimo Val d'Aosta. E siamo alla vigilia oltre del Tour de l'Avenir tra un mese, ma giusto 8 giorni dopo la conclusione del Giro Val d'Aosta c'è la Coppa delle Nazioni, Coppa dei Laghi, che si svolge in provincia di Varese. Sì, sicuramente, il primo impegno che abbiamo come nazionale, abbiamo la Coppa delle Nazioni che ritorna in Italia dopo un po' di anni, è una Coppa delle Nazioni, un percorso interessante, non durissimo, però sicuramente qui ci sono alcuni ragazzi che sicuramente vesteranno la maglia azzurra anche per la Coppa delle Nazioni del 26 di luglio e quindi in conseguenza come preparazione spero che sia veramente un ottimo banco di prova, un'ottima preparazione e speriamo di fare bene già la Coppa delle Nazioni perché ne abbiamo bisogno, perché dobbiamo fare dei punti interessanti per arrivare nelle prime 5 nazioni per i campionati del mondo, così ci porta anche a avere il sesto uomo al campionato del mondo. Una delle cose più belle che sono accadute questa mattina a Courmayeur è anche il coinvolgimento
dei giovani ragazzini che gareggiano nella società locale, il Velo Club Courmayeur, che dedica particolare attenzione ovviamente al fuoristrada, vista la location dove opera abitualmente, ma è stato anche questo un bel segnale, un segnale di benvenuto da parte della Valle d'Aosta Sportiva ai tanti atleti che vengono dai 5 continenti per gareggiare in questa importante manifestazione. L'amministratore delegato degli impianti del Monte Bianco abbassa la bandiera a scacchi e prende via quindi questa gara che presenta 151 chilometri in programma. Una gara che vede subito gli atleti impegnati nell'affrontare una salita di terza categoria, il Col d'Intord, e iniziano la scalata due atleti a noi particolarmente conosciuti e simpatici, l'americano Eisenhardt e l'italiano Davide Ballerini, che sfoggia quest'oggi la maglia rossa della classifica Sprint Cash. I due vengono ripresi proprio a pochissimi metri, potremmo dire, dallo scollinamento, dal primo Gran Premio della Montagna di questa tappa, che viene a questo punto, parliamo del Gran Premio della Montagna, conquistato dal numero 6, Ciccone, della Colpack. Secondo colle di giornata, un colle di prima categoria che porta i corridori su in cima alla località di Nus. Il Gran Premio della Montagna viene segnato come Clemensod. Bene, 15 forse più chilometri di salita e ancora una volta si ripropone la maglia bianconera di Ciccone, che precede di poco il leader della classifica degli scalatori, Nicola Bagioli. Un Ciccone che passa per primo anche sulla Gran Premio Montagna di seconda categoria di Verrai, e poi c'è il Col d'Arlaz, sempre di seconda categoria, un colle importante, e lì si vedono appunto i corridori della Colpack prendere il largo con un gruppo di altri atleti. Una selezione naturale su questa lunga salita che da prima scrolla di torno persone non estremamente preparate per questi tipi di percorsi, e alla fine emergono tre corridori, dicevamo, della Colpack. Ma quando mancano circa una sessantina di chilometri, qui veramente c'è da accapponarsi la pelle, Edward Ravasi lascia il gruppo. Tra i corridori che sono in testa si aggiunge il campione nazionale del Kazakistan, e il gioco è fatto, o almeno sembra tale. Sul Col d'Arlaz continua il forcing di Edward Ravasi, che transita per primo sul Gran Premio della Montagna, ma mentre i suoi compagni di squadra e il campione kazako vengono riassorbiti dal gruppo che è costantemente tirato dagli uomini della nazionale australiana. V'è da dire che ci è sembrato un pochettino eccessivo l'impegno da parte degli australiani, tanto è vero che poi nel finale la squadra scomparirà, rimarranno solamente due pedine della squadra di questo continente. Per il momento in testa c'è sempre Edward Ravasi, che passa da Pont-Saint-Martin con un discreto vantaggio ed è in prossimità di affrontare l'ultima salita della giornata, il Col de Perlot. Un Gran Premio della Montagna non eccessivamente duro, ma si sa, dopo tutti questi chilometri che lo hanno visto in testa e praticamente alle sue spalle gli atleti scatenati per andarlo a riassorbire, bene, Ravasi vede lentamente sciogliersi come neve al sole il vantaggio di oltre 2 minuti e 20 che aveva acquisito fino a quel momento. L'ultimo scollinamento all'ingresso praticamente sulla statale, che poi porta di fatto in discesa nell'abitato di Pont-Saint-Martin, e lì il suo vantaggio è veramente risicato al minimo. C'è ancora molta speranza però per il corridore varesino in forza alla Colpack, ma dalle retrovie esce come un razzo, è proprio il caso di dirlo, il nazionale
norvegese contrassegnato dal numero 1 e che risponde al nome di Christian Eiking, un atleta che a 3 km e mezzo dalla conclusione piomba su Ravasi e a questo punto mette una seria ipoteca sulla vittoria di tappa. Ma attenzione, perché da dietro, distanziati di soli 15 secondi, ha avuto via libera quello che noi riteniamo l'uomo più forte della nazionale australiana, senza che si offenda naturalmente, Power. Jack Haig, il suo nome, e lui a questo punto è in lotta per mantenere con quel leggero vantaggio che si ritrova la terza posizione. Intanto davanti i giochi sono fatti, è lotta aperta tra il norvegese e il nostro Edward Ravasi, ma è il norvegese che taglia per primo il traguardo in pieno centro storico di Pont San Martin. Andiamo ad ascoltare la voce dei primi tre classificati, considerando appunto il nostro pensiero nei confronti dell'australiano che, come detto in precedenza, secondo noi è il più forte della nazionale. Ah, thank you. Yeah, I've been training really hard the last 4 weeks up in Livigno doing some altitude, and yeah, obviously we're here and Robert's probably a little bit stronger on the climbs, but I work for Robert and hopefully we can win the tour and maybe I can go top 3. Edward, ci avevi fatto sognare. Credevamo che oggi fosse la giornata giusta per una grande vittoria, è arrivato un secondo posto, ma sicuramente la cosa va analizzata positivamente. Sì, oggi, dopo ieri, ho avuto una giornata difficile, una mezza crisi di fame nel finale dove ho perso 45 secondi. Oggi ho voluto un po' inventarmi un'impresa un po' da lontano, siamo andati via un gruppo abbastanza numeroso. Purtroppo eravamo due di classifica, quindi non c'era molto collaborazione dalle altre squadre. Poi nella penultima salita, quando mancavano ancora 60 km, ho provato ad attaccare, sono rimasto da solo. Ho trovato purtroppo nella valle, prima di prendere il Perlots, tutto vento contro. E niente, ai meno 3 km mi sono trovato da dietro il norvegese e ha avuto la meglio su di me poi in volata, perché le forze erano quelle che erano. Un norvegese abituato ad andare in discesa, lui è un nordico, quindi scia molto, ma al di là di questo è dimostrato comunque di tenere, perché di fatto mantenevi sempre saldo il tuo vantaggio e soprattutto quello che vedevamo è che pedalavi bene, magari soffrivi, è chiaro, però pedalavi bene. Sì, è stato veramente uno sforzo intenso, ora cercherò di recuperare nel migliore dei modi, perché ci aspettano ancora tre tappe veramente difficili dove si può succedere di tutto. Possono essere attacchi ancora da lontano, questo Power è veramente forte, l'ha dimostrato, però ci proveremo in tutti i modi a far saltare il banco. So, a very great stage today for you, just 3 kilometers to go and then, wow, fantastic. Yes, it's my first international victory, so I'm very, very happy. I didn't know I was first, so... Wow, I'm just very, very happy to win here in Aosta. I was second last year in the general and now a stage win. It's... Tempo di premiazioni, confermate le maglie di leader delle varie specialità agli stessi corridori che la indossavano questa mattina alla partenza di Courmayeur. Ma concludiamo questo nostro servizio da Pont Saint Martin ascoltando il primo cittadino di questa bellissima località. Marco Succhè, il primo cittadino di Pont Saint Martin, la porta d'ingresso della Valle d'Aosta, tanto è vero che qui i romani hanno costruito quello splendido ponte che ha alle sue spalle. Ecco, Pont Saint Martin, un sindaco nuovo, perché noi, per noi che seguiamo da tempo il giro della Valle d'Aosta, grandi emozioni con questo ruolo così importante ed istituzionale ad assistere a una gara così importante nel calendario internazionale. Sì, molto affascinante e molto emozionante questa prima mia arrivo del Giro della Valle d'Aosta a Pont Saint Martin. Sono orgoglioso di tutto questo, che comunque diciamo Pont Saint Martin è un po' legata alla storia del Giro della Valle d'Aosta, in quanto il club sportivo Leafs diciamo che è un po' il padre
del Giro della Valle d'Aosta. E tra l'altro quest'anno è il compleanno del Club Sportivo Lis, in quanto compie 110 anni di età. Nato nel 1905, si è dedicato sempre al ciclismo e questa è una bella cosa, anche perché io personalmente sono un appassionato di ciclismo e quindi sono orgoglioso di questa manifestazione e ringrazio anche comunque l'amministrazione precedente che ha optato per l'arrivo di questa tappa di oggi. E oggi, giusto per festeggiare, sul palco insieme ai corridori e a lei ovviamente, anche tanti corridori, giovani levi, giovani atleti che diventeranno poi un domani, speriamo tutti, dei campioni. Sì, lo si spera ed è stato anche un piacere vedere che un club sportivo di ciclismo con 110 anni di età abbia ancora al seguito tanti ragazzi che si danno da fare, molti appassionati e soprattutto molti bambini. Cioè il ciclismo non è destinato a morire di sicuro a Pont-Saint-Martin.